L'irritazione delle prime vie respiratorie, cioè adesso arrivano i primi freddi, caldo freddo, la gola è la prima parte che paga le conseguenze. Innanzitutto, qualunque tisana ti fai, aggiungere un cucchiaino abbondante di miele è già una cura per la gola. E la cosa principale è averci pensato per tempo ed essersi procurate delle piante che servono adesso, e sono soprattutto fiori, i fiori della primula, i fiori della viola, la violetta, i fiori del verbasco, i fiori della tussilago, verbasco, tasso barbasso, è più facile da riconoscere. Perché il solito discorso, se vai a comprare in erboristeria, sono piante coltivate, lavorate malamente, malamente non nel senso, voglio sperare che non usino anticrittogamici, però con la coltivazione a macchina, anche non volendolo fare il discorso dell'energia. Cioè, immaginare un bosco, un sottobosco di primule e viole e immaginare una falciatrice che fiena primule e viole, anche se non vogliamo credere all'energia, è tutto un altro effetto. Già metà della cura è fatta raccogliendosele queste cose. Possiamo usare anche le foglie. Per esempio, una grassa foglia di primula con una carota, un sedano, un involtino, una foglia di. Ci fai gli involtini. Se non sei vegetariano, ci metti anche una fetta di pancetta, lo stuzzicadente e li fai al forno. Non ti pare una bella idea? Allora, tutto quello che è medicinale se lo fai in tisana, è medicinale se lo mangi. Se poi c'hai anche un pochino di fantasia, ancora meglio. Lo stesso con le viole, anche le viole, le foglie di viola nelle zuppe si utilizzano. Fanno anche decorazione. Oppure, essendo la viola la più profumata in assoluto, il profumo che rimane più a lungo nel nostro naso, recepito più a lungo, ci aromatizzi l'aceto, per esempio.